Io posso dire che l'invito a parlare di questa correlazione tra il dipinto del Masaccio e questa altissima composizione di Haydn, Le ultime sette parole o Le ultime sette esclamazioni di Cristo sulla croce, è stata un'esperienza per me estremamente illuminante. Voglio raccontare come nasce il tutto. Innanzitutto, io ho avuto la fortuna di eseguire queste ultime sette parole di Cristo sulla croce con la filarmonica di Vienna, proprio nel luogo della tomba di Haydn. E poi l'ho eseguita diverse volte e ogni volta ho trovato estremamente profondo il linguaggio espressivo di Haydn, che ha trovato nelle varie esclamazioni di Cristo i momenti di tragedia, di dramma, di sofferenza, di tenerezza, tutti questi elementi dell'anima che poi si riscontrano in maniera geniale nel dipinto del Masaccio, che io incontrai tanti anni fa in una mia visita al museo di Capodimonte, dove appunto il dipinto è posto. E appunto inviterei tutti i visitatori del museo proprio a porre lo sguardo su questo piccolo dipinto che esprime meglio di tanti altri il dramma, non solo di Cristo, ma di quelli che gli sono intorno, della madre così quasi ferma e immobile nel suo dolore, nel pianto pieno d'amore di Giovanni e nella passione irresistibile di Maddalena verso il Cristo. E verso quasi sembra verso il corpo di Cristo. La Maddalena che sembra irrompere in questo dipinto, come se appunto fosse piombata all'ultimo momento nel dolore, nel pianto irrefrenabile. E la Maddalena viene dipinta con un manto porpora, rosso e con capelli sciolti di una sensualità strepitosa, e con le braccia quasi a voler abbracciare il Cristo.